fare per cercare di essere più considerati dei tempi delle realizzazioni. Grazie. Grazie, Ferra. Vado subito al punto, allora, sulle tre questioni, due in modo particolare. Io sono venuto in Liguria la prima volta non appena nominato vice ministro ed era in un incontro regionale su una serie di questioni aperte che poi il ministero di volta in volta ha affrontato quasi per intero non vuol dire risolte per intero, vuol dire affrontate quasi per intero. Una di queste era il collegamento ferroviario noto di cui Raffaella parla spesso, mentre invece, pur non essendo una novità, ma oggi possiamo prendere un impegno più circoscritto, quello che riguarda la presidenza della bis, avendo in campo due pezzi della Liguria che sono in ottima cottura, Savona e Spezia, e avendo invece un buco su Imperia. Una delle ipotesi potrebbe essere quella di sederci rapidamente a Roma, sindaco, assessorato regionale, per computare, per costruire con ANAS un calendario attraverso un calendario operativo, una sorta di cronoprogramma attraverso il quale si sappia l'intera quando, dove e come. La cosa è fattibile con rapidità, quando il sindaco vorrà, c'è un tavolo aperto a Roma per le questioni che hanno una caratteristica di valore nazionale. Apro una parentesi sul tema. Non è che il tratto di Imperia abbia caratteristiche nazionali, ma la cosiddetta Aurelia bis, l'assetto ferroviario della Liguria e la logistica e le infrastrutture liguri hanno un assetto nazionale. L'Italia, come sapete, è destinataria di 4 dei 9 corridoi comunitari. La Liguria, per l'appunto, con i suoi porti, interporti, aeroporti e quant'altro, è uno dei terminali privilegiati di uno di questi corridoi, Rotterdam. Il Rotterdam non è soltanto Genova. È Genova, ma è un pezzo rilevantissimo della Liguria. La Liguria è una parte rilevante del Piemonte. E siccome il governo ha fatto una scelta, quella di favorire gli investimenti comunitari laddove vi sono grandi nodi infrastrutturali, che in larga parte coincidono con i corridoi che piovono in Italia, e il governo decide, come si vede a Sblocca Italia e legge di stabilità, di investire innanzitutto sui terminali dei grandi corridoi europei, alla fine anche la Aurelia bis nel suo completamento assume caratteristiche che avvantaggiano naturalmente la viabilità locale, ma che vanno lette all'interno di un sistema. Io ieri ero in Sicilia, a Palermo, è stata venduta dalle varie autorità siciliane, palermitane, l'ipotesi del potenziamento del porto di Palermo come straordinaria per la città. Se Raffaella avesse venduto Terzo Valico e quant'altro come arricchimento soltanto per Genova, avrei risposto che è un errore, perché riguarda strategie nazionali, così come la piattaforma mediterranea che è la Sicilia, non riguarda, poi dice, riguarda anche i siciliani e i liguri, naturalmente, anzi innanzitutto, ma vanno lette in una strategia all'interno della quale serve un'ipotesi di lavoro condivisa per stare dentro un continente completamente diverso, la globalizzazione e quant'altro.